Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Breath of Fire. Riprendiamo qui dove c'è questo che ti dice: ti sei ripreso del tutto? Ti terrò d'occhio. Ok, la cosa del drago, come mai, scusa? Vabbè, comunque ci siamo ritrovati qui quando ho ricaricato il salvataggio, ragazzi, non so perché. Comunque, usciamo. Perfetto, e adesso bentornati in questo nuovissimo episodio di Breath of Fire. Prima di continuare, siccome potete vedere, stiamo lì per morire dal secondo episodio, ma dettagli. Anzi, prima, se non sbaglio, dovrei avere tipo degli oggetti. No, eh? Non lo so. No, non ho nulla. Queste saranno le magie. Oggetti, usa, getta. Usa. Non ho nulla. Va bene. Comunque ragazzi, prima di cominciare del tutto l'episodio, è una cosa che non ho detto nello scorso episodio, che questo gioco sarebbe una remasterizzazione, ok, del gioco originale. Perché il gioco originale è uscito nel 93, ok, rispettivamente per il NES, per il Nintendo 64 e un'altra console che adesso mi sfugge il nome, e poi hanno fatto la remasterizzazione appunto per il Game Boy Advance, che appunto è questa. Quindi è per questo che nel titolo tra virgolette metto GBA, quindi per appunto Game Boy Advance, così solo per dare questa informazione. Vabbè, siamo qui e... ok, sì, questo l'abbiamo detto, che i draghi neri hanno conquistato Nanai. Però io vorrei una pozione curativa, non qualcosa. Voi che combattiamo contro quei mostri? Sei pazzo? No, io non sono pazzo. Vorrei solo una pozione curativa. No, siamo... cioè, ho 3 PS. Cioè, vedi te poi. Siamo fuggiti da una situazione pericolosa, ma siamo finiti in una peggiore. Il castello è stato occupato da mostri schifosi. E questo castello? No, aspetta, non dirmelo, perché mi incazzo, eh. Parliamo. I draghi neri hanno distrutto il mio regno. Dovrò ricostruirlo. Però non temo i draghi neri. Ah no. Cosa potremmo fare contro quei mostri ripugnanti? Ci serve un valoroso guerriero per scacciare i mostri del castello. Io... ok, noi entriamo così, però... no, io non me la sento, ragazzi. Non me la sento per un semplice motivo. Ho 3 PS, come faccio? A meno che non ci sono delle casse qui, ma... no, qua di casse no. Beh, proviamo... ma non ho niente, c'è 3 HP. Allora, l'unica cosa che speriamo che ci siano delle casse con delle pozioni curative all'interno, perché altrimenti sarei fottuto. Ecco, abbiamo già una cesta lì. Oppala. Cos'è quella roba? Non lo so, però... merda! Come il gruppo ha fallito? Prendi tempo e riuscirai a farcela. Ah, ok. Già prima morte al secondo episodio, però almeno abbiamo la vita al massimo. Va bene. Ok. Rientriamo subito, cazzuti e cattivi, più di prima. Ok, però con quale cattiveria corre il nostro personaggio? Vabbè, attacca, vai. Cazzo, ma togliono un casino di vita, eh. No, scusa, ma che cazzo è? Ma no, no, aspetta. No, ma non ha senso, cioè.
Ma non ha senso sta cosa. Ora fammi vedere un attimo l'equipaggiamento, tanto per... Ok, ma non so che cosa cambia. Ok, non abbiamo scudo. Aspetta. Sì, non cambia niente. A nessuno. Oggetti, a questi qua. Proviamo adesso. Non lo so, non ho ancora ben capito. Ecco, questa cosa dell'equipaggiamento. Vabbè, ma prima o poi dovrei farcela. Auto, che cosa vuol dire? Ah, che combatte lui automaticamente. Ok. Ricevi 10 EP e 10 GP. Ok. Drag va a livello 2. Più 4, AP più 3. Forza più... ok. Bene, siamo saliti anche di livello, così. Però io voglio assolutamente una pozione curativa. Questo cos'è? Drag beve dell'acqua pulita. Tutti gli HP vengono recuperati. Ah, ok, come tipo l'acqua della giovinezza, tipo, che ti ripristina tutto. Ok. Vabbè, abbiamo Mag. Vabbè, facciamo un attacco manuale. Oppala. Doppio attacco, attenzione. Ricevuti 12 EP e 12 GP. GP non si sa che cosa siano. Però va bene. Ok. Vabbè, io direi di aprire. Che cazzo è? Sì, facciamo auto, va. Aia. Ok, però con un colpo li facciamo fuori. Ok, non so se... cazzo, siamo... avvelenati. Va bene. Drag è livello 3. Ora non so se questa cosa del combattimento automatico sia di aiuto o meno. E vabbè. Vabbè, anche la fortuna sì, per quanto riguarda le alterazioni di status. Ricevi 70 GP. Cazzo. Ricevi 70 GP. Sì, infatti. Porco. Aspetta, ma quanto c'ho di vita? 14. Va bene, se non corriamo. Ok. Sì, infatti adesso stiamo meglio. Diamo un'altra controllata, sì. Ok, siamo a livello 3. Però qui c'è anche qualcos'altro. Oppala. Secondo me dovevamo scendere giù, eh. Va bene. Qui cosa c'è? Ok, qui c'è una... delle scale. Però... no, aspetta. Cos'è, una cosa segreta? Perché c'è una porta, però ci mancherebbe la chiave. Non è vero! Così si apre, così. SB bronzo. Anzi, SP bronzo. Ricevi erba. Ok. Almeno. Allora, posso vedere poi questo Xbr? Allora, no, equipaggiamento a lui. Ok, forse adesso ho capito. Ok, un pugnale, però adesso... Dinam difesa magica. Perché sta roba? 28. Ok, ho due pugnali, non si sa perché. Siamo più potenti così e qui non abbiamo nulla. Perfetto. Si va da qualche parte qui? Oh sì. Ok, ci sono anche più via. E vabbè, quello però.
Glom, no, Gloom sarebbe. E con un colpo il mostro lascia, ok, un antidoto. Cucù, mi fai passare di qui, grazie. Erba, manopola. E che cacchio di roba è la manopola, scusa. Ah, sarebbe lo scudo, in poche parole. Ok. Ma qui al centro? Tanto per... Sì. Ciao ciao. E livello 4. Avanti così. Sono porte queste? No. No, una roba così tanto per. Va bene, sì, ma continuiamo, che così almeno diventiamo più forti. Oppala. Cazzo. Questo è più resistente degli altri, quindi questi ci dà più esperienza. Se, 10. Insomma, 10 e 10. 10 e 10. Va bene. Ok. E sbucchiamo. Dov'è che sbucchiamo? Non lo so. Cazzo. Lascia erba. Ok. Ok, molto bene. E che cos'è? No, forse ho capito perché fa così. Perché corro. E quando si corre si ha maggiore probabilità di essere attaccati. Comunque stavo dicendo che è una bella cosa questa, che i mostri ogni tanto droppano anche delle cose. Qua è bloccato. Anche degli item come può essere gli antidoti o le erbe. Ma può essere anche tipo, ecco, come in questo caso un altro antidoto. Da questa parte. Però diciamo potrebbe essere anche un'ottima farm di soldi. Sì. Come ovviamente anche in Golden Sun, quando uccidevi i mostri ti davano anche i soldi. Allora, abbiamo preso anche qualcos'altro. Ok, che è questo, che non cambia niente. Aspetta, però qui. Ok. Ah, per sempre la stessa cosa. Allora, qui siamo un pochino meno. Però ci aumenta la velocità e la difesa magica. Però vabbè. No, qui è peggio. Va bene. Beh, comunque io quando con... cioè io con controllo sempre quando prendiamo dell'equipaggiamento nuovo. Aia. Ok, forse sarebbe opportuno prendere dell'erba. Posso? No, devo farlo sempre da qua. Usa erba. Ok. Abbiamo anche degli antidoti. So, vediamo. Visiera, erba. Ok, vai ancora. Visiera. Esatto, ci aumenta un casino la difesa. E vabbè però, allora, questa volta ce n'è uno. Va bene, che uccidiamo con cattiveria. Sì, però tipo sembra che tipo esplodono i nemici. Però vabbè, quando li ammazzi. Ora non so se qua ci sta. Ok, ci stiamo avvicinando. Ok. Forse al capo, tipo, non lo so. La trappola innesca uno sproing.
Drag recupera tutti gli HP e gli up. Ricevi antidoto. Va bene, grazie. Ah, qui c'è un'altra. Innesca una Dark Mist. Aia. Ricevi antidoto. E che cosa vuol dire up? Secondo me è tipo punti magia, secondo me, o qualcosa. Vabbè, comunque basterebbe trovare. Che cosa ci fai nel mio castello? Erro. Grr, fuori. Oh merda. Umano schifoso, pensi di potermi cacciare da qui? Dai, provaci. Che cazzo. Ma ho delle magie? Ah, sì, infatti sarebbero le magie. Attacco. Ok, doppio attacco. Forse è meglio usare un oggetto. Aia, aia. No. Ok, ha attaccato con così automaticamente. Rana sembra ok. No, cazzo, ho usato la pozione. Aia. Ok. Oh, ho sottovalutato la tua forza, guerriero. Ok, ricevuti 500 EP e 350 GP. Drag va a livello 5. HP più 6, AP più 2, forza più 1, vigore più 1. Ma perché più 1? Agilità più 3 e saggezza più 2, fortuna più 3. Drag va a livello 6. Avanti così. Vabbè, a questo punto andiamo addirittura a livello 8, che così... No. A livello 8 no. Il cattivo odore sta uscendo e l'aria fresca sta entrando nel castello. Ok, tipo una specie di terremoto, non si è ben capito. Ok. Posso sedermi? No. Però qui ci sono delle casse che prendo volentieri. Erba, 150 GP, ok, tipo diciamo ricompense. Ok, ora dobbiamo uscire. Posso uscire tipo in stile Golden Sun? Che tipo mi trovo direttamente fuori dal dungeon? È troppo comodo. E te la devi fare tutta a pioppe. Vabbè, adesso sicuramente non ci dovrebbero essere più mostri. Aspetta, no, io voglio raggiungere quella qua lì, però. Dobbiamo andare dall'altra parte. Cazzo. Drag non può rompere il muro. Perché c'è anche una magia che può rompere questi? Vabbè, se me lo dice, allora... presumo di sì. Vabbè, allora dovremo... dall'altra parte. Di qua. Ok, andiamo qua a ber così recuperiamo tutto. Perfetto. Di qua. Giù. Destra. E giù, sì. E qua si esce. Hai sconfitto i mostri. Non sei un falso eroe. Chi sei? Quella cicatrice. Mi sembra familiare. Oh no. I draghi neri devono aver ottenuto il controlla terremoti. Così. C'è un palazzo nascosto nei sotterranei di Nanai. Trova il controlla terremoti. Ti prego, fai smettere questi terremoti.
Ok, e dove cazzo è il... Allora, qui dentro c'è dove si salva teoricamente. Però vabbè, direi di aspettare. No. Ok, il terremoto dov'è che è? Cioè, se la zona dove entrare. Va bene, se non è qui intorno, forse dovrei parlare di nuovo. Questa roba cos'è? Che è un semplice sasso. Cos'è che dice? C'è un passo nei sotterranei. Quando i nemici dormono. Può causare terremoto ovunque. Se dovessi cadere in mani sbagliate. Ok, ma dov'è? È quello che mi piacerebbe sapere. Non penso che sia qua fuori. Assolutamente no. Ok, e l'ingresso dov'è, scusa? Dei sotterranei. Scusate l'ignoranza. Non trovi i sotterranei? Ok, ragazzi, ho scoperto dove praticamente bisogna andare. Vedete quella città dall'altra parte di questo fiume? Ecco, bisogna andare lì di notte. Infatti adesso, come vedete, il gioco comincia a, diciamo, la schermata. Ecco, si sta arrivando i nemici. Ah, fanculo. E uno. Aia. E due. Praticamente lì bisogna andarci di notte, anche dopo aver ammazzato la rana. Quindi intanto noi ci andiamo, anzi intanto che si fa notte, una cosa molto intelligente, no, perché qui non possiamo e non abbiamo, no, perché non abbiamo abbastanza erba. Ne abbiamo solo 4, vabbè. E poi anche mi serve perché stiamo per morire. Allora, contraerba. Adesso dobbiamo solo sperare che durante il nostro incontro con i mostri ci droppano dell'erba. Comunque adesso si sta facendo notte, come potete vedere. Che roba sono questi? Una flea, va bene. Dobbiamo andare lì di notte. E appunto lì ci sarà il sotterraneo. No, non ci dà niente, però ci dà soldi, che è utile, perfetto. Quindi dobbiamo seguire più o meno questo percorso. Sì, però queste cose, gli slime, che cacchio. Aia. Aia. Fa male però, eh. Ragazzi, un attimo solo che controllo una cosa. Ok, a posto. Perfetto, ora è completamente notte, quindi posso... che palle. No, vai, fuga. Perfetto, quindi sbrighiamoci ad andare... Sia che palle però, eh. Fuga, perché quello è anche più piuttosto cattivo. Cos'era quello? Vabbè, lo slime, attacchiamolo, tanto un colpo e via. Così intanto ci dà anche 4 GP così. Aspetta, ho visto qualcosa correre di qua, possibile? Eh no, però, sti cosi. Ok. Ecco, ok, eccoci qua. È notte, quindi... Ok, non bisogna... Infatti... farsi beccare. Se entro dalla INN succede un macello. Non lo so. Comunque qui c'è della roba che non posso interagire con nulla. Allora, occhio alle guardie. Oh merda. Allora, questa è girata di schiena, quindi oh merda. Ok.
Eh no, ma che cazzo è? Dai, ma non c'è un modo per andare piano? Allora, sicuramente bisogna passare di qua. Forse... No, forse così, sì. Ok. Presumo che sia questo il posto. No. Però ci sono delle casse che prendo. Ok. Casse con GP dentro. Che viene... Non mi lamento, eh. Il letto, ok. Ci sono delle pozioni qua che posso usare? Assolutamente no. Perfetto. Ok, bisogna proseguire per di qui. Ok, come fa a non vedermi quello sulla sinistra? Proviamo questo qui. No, ma è sempre una casa questa, che cazzo è? Niente. Allora, ci dovrebbe essere, come ha detto il re. No, lì mi becca. Dei sotterranei. Ora non so, no, questo dovrebbe essere il molo. Sì, infatti. È il molo, non è niente di utile. Merda. Allora, qui si può entrare. No, paura che. Ah no, posso. Ok, tranquillamente. Benvenuti in armeria. Come posso aiutarti? Guarda, io ti venderei questi pugnali, sì, un altro pugnale, sì, la toga, ok, un cappellino di pelle e lo scudo di legno, anzi, e anche l'elmo paglia. L'abito, ma se anche l'abito, via. Allora, qui ci sono cose abbastanza utili. Scambia. Ah no, non ho niente da scambiare, va bene. Oh, ma che bella armatura. Perfetto. Ok, questo dorme qui. Oh, ma merda. Cazzo. Va bene, facciamo un ultimo tentativo, raga. Merda. Va bene, dovremmo aspettare il giorno, cioè la notte prossima. Quindi, ragazzi, va bene, intanto io mi allenerò un attimino qui, che ci sono un paio di mostri. Quindi, ragazzi, abbiamo... bene, comunque, ragazzi, direi che per questo episodio di... Breath of Fire è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi se volete terminare la giornata sui prossimi episodi di questa nuova serie, che mi raccomando di supportare con tanti like e commenti, soprattutto di mettere like appunto se vi è piaciuto l'episodio, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, se volete terminare la giornata su, vabbè, oltre a questa serie anche su altri giochi che porterò più avanti, anche quelli che sto portando adesso, ovviamente anche di dire la vostra nei commenti, e noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Breath of Fire. Bella.